Chiunque faccia un qualsiasi sport acquatico sa che è molto difficile progredire a meno che non si cerchi ogni tanto di andare in acqua con delle condizioni che sono leggermente sopra al proprio limite. Il segreto sta a capire quando le condizioni sono troppo sopra al proprio limite e le cose non diventano sicure. Io non sono certo uno sprovveduto, faccio surf da onda da tantissimi anni, faccio subacquea da quando avevo 16 anni, ora ne ho 41, e quindi in mare ci so stare e ci so andare. Ultimamente ho iniziato un nuovo sport, da un anno faccio wing foiling e ho cominciato ad imparare a fare questo nuovo sport. Non è sempre facile e purtroppo vedo tantissimi video su YouTube in cui si fa vedere solo il momento bello, cioè il momento in cui si arriva alla fine, si riesce ad andare molto bene, dei grandi campioni riescono a fare delle cose veramente spettacolari. Purtroppo però poi ci sono le persone normali come me, che sono persone che vanno in mare quando possono, che cercano di ritagliarsi un pochino di tempo per imparare delle nuove tecniche e che ovviamente non hanno tantissimi soldi da spendere e da investire in nuove attrezzature. Quello che voglio dire è che spesso sui social media si vede solo l'aspetto bello, solo l'aspetto positivo di imparare un nuovo sport, come il wing foiling per esempio. Oggi vi voglio far vedere invece un video che è derivato dalla mia GoPro che è rimasta accesa per tutto il tempo di una mia sessione sul casco e commentarvelo, farvi vedere che cosa è successo. È successo un piccolo imprevisto durante questa mia sessione e diciamo che non ho rischiato tantissimo, però mi sono abbastanza spaventato perché effettivamente le condizioni erano troppo al di sopra delle mie capacità e quindi a quel punto il mare me l'ha fatta pagare. D'altronde, come si dice, you gotta pay to play, e quindi questa volta ho pagato, ma tornerò in acqua la prossima volta e ci riproverò di nuovo. Spero che il video sia interessante per qualcuno che magari vuole intraprendere questo sport, che almeno sappia che non è tutto rose e fiori come si vede su tantissimi canali social, ma ci sono dei momenti difficili. Preparatevi perché questi momenti vanno affrontati, superati e poi c'è un premio. Ah, oggi direi che è veramente la situazione più dura con la quale sono uscito finora. Tira tantissimo. Vediamo cosa succede, perché oggi è bella dura. Proviamoci, dai. Va di lei, in geometra. Ecco, qui faccio il primo errore. So che le condizioni sono al limite, ma decido di entrare lo stesso. Me ne accorgo subito. Ci sono troppe onde, non sono abituato a tenere questo tipo di tavola e la vela in mare con questo tipo di onde. Ho già il fiatone dopo un minuto che sono entrato in acqua. Faccio una fatica poi a girare quella cavolo di vela. È tantissimo dura. Ecco, a questo punto alzo gli occhi e vedo uno dei miei amici che è molto molto bravo a fare windsurf che cade. E quindi capisco che le condizioni sono molto complicate anche per me. E infatti comincio a cadere. Merda, 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 merda. Un altro problema che ho è che non ho messo le strap. La settimana prima, in delle condizioni un pochino migliori, avevo provato una tavola senza le strap e mi era piaciuto tantissimo la sensazione di poter muovere i piedi sulla tavola. Però non riesco a rimanere in equilibrio sulla tavola perché non sono abituato a non avere le strap in condizioni di vento più forti di quello normale. Continuo a cadere perché non ho l'equilibrio sulle strap. E come vedete, la tavola non ha le strap. La vela sbatte tantissimo, c'è tantissimo vento, però comunque riesco un pochino a dirigermi. E qui faccio il secondo errore. Ho preso tanta acqua, nel senso che sono andato troppo verso il molo di un porto che è lì vicino, però invece che rientrare decido che posso stringere un bordo, cioè posso cercare di fare un bordo e stringerlo. E inizio a divertirmi perché comincio a volare, comincio ad andare sul foil. Forse ce la faccio, forse ho capito come andare senza le strap. Ma in questo caso non riesco a strambare e sto prendendo tantissima acqua, nel senso continuo a spostarmi verso il molo del porto. È una diga foranea, è enorme, io la vedo, però credo di potermela cavare. Continuo a volare cercando di stringere sempre di più il bordo per tornare
di nuovo alla base da dove sono partito, ma comincio a capire che non ce la faccio. No, no. A questo punto cado. Merda, davanti al molo. Perfetto. E mi accorgo che il molo del porto è esattamente lì davanti e le onde mi ci stanno portando contro. A questo punto mi agito un po' perché non ho la padronanza del mezzo ancora da poter dire ok, posso tornare a riva tranquillamente. Comincio a avere un pochino di problemi, agitarmi un pochino. Penso di potercela fare perché mi metto in ginocchio e cerco di farmi portare dal vento verso, verso la spiaggia, ma in realtà continuo a cadere perché c'è troppo vento e io non sono abituato a questo tipo di condizioni, soprattutto di onda. L'onda mi crea tanto fastidio. Merda. Prendi acqua. Cerco, continuo a cercare di farmi portare con la vela al di fuori della risacca del porto che ormai mi ha preso, c'è la corrente del porto che mi ha preso, vedete che il porto è molto vicino, però ci sono le onde e le onde mi stanno sbattendo a riva. Decido di togliermi il leash, una cosa che generalmente non faccio quando sono con una tavola. Mi tolgo il leash dal piede e lascio la tavola libera, la sto tenendo con la mano, ma è libera di andare nel caso arrivasse un'onda troppo grossa. E ovviamente l'onda arriva. Cazzo! Cazzo! Cazzo, cazzo! Cazzo! Sono convinto di poter ancora arrivare a riva. Non tocco ancora qua, ma sento la sabbia sotto. Questa la facciamo passare. Credo di poter far passare l'onda, ma l'onda mi prende la tavola e me la tira. La sto tenendo con la mano, ma mi sta tagliando la mano. E la seconda onda mi porta via tutto. Tavola, vela, tutto. Oramai devo solo scappare dalla risacca sperando di non farmi troppo male, soprattutto perché c'è il foil che sta girando nella risacca. A questo punto penso a mettere in sicurezza la vela, vedete che ho qualche problema a farlo. E sono veramente morto. Ho il fiatone, come se avessi corso i 100 metri, ho bevuto, continuo a tossire. Credo che la tavola sia rotta e invece non lo è. Miracolo, complimenti Gong, tavola resistente. Tutto a posto, tutto a posto. E faccio al mio amico che vedete laggiù in fondo il segnale internazionale che sto bene, è tutto a posto, stava correndo verso di me per cercare di aiutarmi perché ha visto che ero preso all'interno della corrente del porto e vedete che gli scogli sono veramente, veramente vicini. Questa volta ci sono andato troppo vicino. E a questo punto rimangono solo le considerazioni finali da fare a caldo sulla spiaggia. Allora, oggi sì, uscita purtroppo un po' agrodolce, d'altronde è così che succede quando si cerca di andare un po' sopra il proprio limite. Effettivamente oggi come onda, non come onda da surf, perché queste non sono da surf, ma come onda per fare windsurf e wing, per me era il giorno più duro in assoluto. Ho tolto le strap dalla tavola, la tavola non è sicuramente adatta a questo tipo di tavola, a mare mosso, si muove tanto, eccetera. Orgoglio ferito, però dai. È così, è anche così che si impara. Ovviamente in sicurezza, avevo il casco, avevo la veste di salvagente, avevo due amici, uno istruttore di windsurf e l'altro windsurfer da 30 anni che sono usciti fuori con me e comunque mi guardavano anche quando io sono rientrato dopo essermi schiantato la prima volta sugli scogli. Mi sono schiantato una seconda volta vicino agli scogli. Il problema era che in pratica laggiù ci sono gli scogli. Ho cominciato a prendere già da subito troppa acqua, nel senso che ho cominciato a scarrocciare verso gli scogli perché non sono capace a chiudere il vento ancora, soprattutto con queste condizioni di vento e di onda non riesco a chiudere il bordo bene, quindi non riesco a mantenere la mia linea. Mi ha portato verso il molo. Una volta che ho visto il molo mi sono, diciamo, un po' spaventato. Una volta che mi sono spaventato sono caduto alla tavola. Quando sono caduto alla tavola era troppo tardi per riuscire a riprendere bene il bordo e mi sono trovato un po' in difficoltà. Niente di terribile, comunque abbastanza frustrante, dai. Però
un po' planato, due o tre planate le ho fatte, sto iniziando già da un bel po' che sto iniziando a capire come si va su questo nuovo attrezzo. Dopo 20 anni di surf, imparare uno sport nuovo, soprattutto con la vela, eccetera, non è facile. Ah, ci si prova, dai, piano piano.